Lei ha fatto la mattina dunque no, la notte fra il 5 e il 6, ma il 6 novembre, lei ha fatto, diciamo, parzialmente modificato le sue dichiarazioni precedenti, ha modificato le sue dichiarazioni precedenti e ha fatto un'accusa specifica a Patrick Lumumba, a Dia Lumumba, detto Patrick. Ha detto: lei ha detto che doveva vedersi con Patrick, che vi siete visti nel campetto di basket di Piazza Grimana, che siete andati a casa di Mary, a casa vostra, e poi che lui ha fatto sesso con Meredith. Poi lei ha sentito urlare e lo ha accusato, sia pure in termini, lei dice confusamente, di avere ucciso Meredith, no? Perché lei ha fatto questa accusa? Io, guardi, poi l'ho sentita, ero presente. Lei piangeva, era turbata profondamente e si era come liberata quando ha fatto questa affermazione. Diciamo, questa è. Vabbè, stressata o meno. Comunque era molto. Lei ha reso queste dichiarazioni. Ormai ha fatto queste. Beh, io devo anche. Può essere, io sto dicendo che lei ha fatto una dichiarazione non a freddo, insomma, in modo molto partecipato, insomma, come mai lei ha fatto queste affermazioni? It had been hours and hours that the police, who I thought were trying to protect me, had been pressuring me, had been threatening me. Era per ore che la polizia stava minacciando e facendo pressione su di lei. Oh, sì, mi dica, ma vada avanti, vada avanti. The reason I thought of Patrick. La ragione per cui ho pensato a Patrick was because the police were yelling at me about Patrick. They told me about, they kept saying his message, you sent a message to Patrick. La ragione per cui ho pensato a Patrick era perché la polizia gli stava chiedendo cosa era questo Patrick a cui aveva mandato, con cui c'era stato uno scambio di messaggi. Stava chiedendo con insistenza di Patrick. That was the worst experience of my life. Era la peggiore esperienza della sua vita. I've never been more confused. Non sono mai stata così confusa o impaurita. Però lei nel memoriale successivo che ha scritto prima di andare in carcere, lei sostanzialmente non ha smentito questa accusa. Sia pure in termini in termini diciamo di incertezza fra l'immagine, fra il sogno e la realtà, insomma, in modo, però lei non ha, lei, mi pare che lei dica in questo memoriale, dice, vedo ancora davanti a me questa immagine, e poi si vede mentre sente. Lo dice in quel primo memoriale che lei ha fatto, sente le urla di Meredith e lei si tappa le orecchie. Perché ho questa immagine? Perché ha questa, lei si domanda perché ha questa immagine. Il grido. Però non è che cambia molto poi, Sì, però come mai rimane sostanzialmente questa. I would imagine with this.
I was so scared and generally impaurita e confusa that I tried to think of what could have happened. Ho provato a pensare a ciò che avrebbe potuto succedere, perché la polizia diceva la polizia diceva che probabilmente non si ricordava bene. E quindi si è immaginato questa scena. Vabbè, io cercando di pensare lei le dico soltanto. Le dico soltanto che questo Dia Lumumba, questo Patrick, viene fuori, nei suoi verbali non c'era, non era indicato minimamente in precedenza. Cioè, come mai lei si è sentita quasi costretta, lei dice, a fare questo nome, quando questo nome non era stato, lei non l'aveva nominato in precedenza, nei verbali del 2, del 3, come mai solo... A un certo punto spunta fuori questo padre. Questo. Lei, io le dico, si rende conto, scusi, scusi. Beh, perché c'è il messaggio, quindi il messaggio però è soltanto questo, non è che c'era un atteggiamento, cioè non è che da quello che emerge dai verbali c'era il riferimento a un messaggio, in effetti c'era stato un messaggio che lei, che era intervenuto uno scambio di messaggi poco prima dell'ora del delitto, tra lei e questa persona, quindi è normale che la polizia volesse sapere perché, che cosa significava questo messaggio, questo, quindi non è un fatto, perché lei si è lanciata in un'accusa, se, in un'accusa di questo tipo, insomma, quando aveva, non era, aveva la possibilità di... Poteva essere vero. No, scusate, no, a questo punto no, scusate. No, gli avvocati, i difensori possono intervenire nei miei confronti, però l'indagato è. Cioè, poteva essere vero. Scusi, e la domanda non c'è, come la domanda la sto facendo? Che significa? Come poteva essere vero? Che cosa? Scusi, avvocato. Che cosa poteva essere? Avvocato Ghirga, che cosa? Scusi, io sto facendo, le domande le sto facendo io adesso, poi dopo le farà. Io le sto domandando. Lei sta dicendo, avvocato, poteva essere vero. Poteva essere vero, lei mi stava riferendo. Perché lei ha accusato Lumumba di questo fatto? Poteva essere vero, lei mi ha risposto. Signori, sì. Ha detto perché se lo era immaginato e quindi pensava che poteva essere stato. Senta, ascolti. Perché se lo era immaginato? Why? Perché non si era immaginato, scusi. Sì, che cosa voleva dire? Sì. I was stressed, I was scared, it was after long hours, it was in the middle of the night. I was innocent and they were telling me that I was guilty. Perché dicevano che era colpevole. Chi lo diceva? Colpevole chi? Dopo ore raccogliere in maniera puntuale questa traduzione delle parole che sono dette in inglese. Dica. Diamo atto che l'indagata sta piangendo. Perché era stressata, impaurita, sotto pressione dopo tante ore, era piena notte.
essere arrivato in piena notte e perché stava dicendo che era colpevole Amanda. Stava dicendo che era colpevole? Stavano, la polizia la stavano... Perché ha accusato Lumumba e non altri? Quante persone lei conosceva che potevano... Perché ha accusato Patrick e non altri perché le stavano parlando sempre di Patrick, suggerendo... No, la polizia, meno... la polizia non poteva suggerire. Che cosa suggeriva Patrick? Che cosa le diceva la polizia? What did police tell you? The police were telling me that we know you're at our house, we know you left the house, and with the moment before I said Patrick's name, someone was showing me the message that I would send on the phone, and you said you didn't La polizia diceva che sapevano che Amanda era dentro la casa e quando era entrata, quando era uscita, che era dentro la casa e mentre le stavano chiedendo questo qualcuno le ha mostrato un messaggio di Patrick sul telefono. Ma questo è normale, lei c'era questo messaggio, scusi tanto, qui c'è un delitto, c'è una ragazza che viene sgozzata, c'era un numero di telefono, c'era una chiamata che era stata fatta, lei veniva sentita. C'era una chiamata che le era stata fatta la sera del delitto da questa persona, lei ha risposto a questa chiamata in un modo che poteva essere interpretato, secondo il significato della lingua italiana, ci vediamo, che cosa c'è di più normale che insistere? La polizia fa la sua parte, insiste per sapere ma che cosa voleva, qual era, che rapporto c'era tra lei e Lumumba. È normale questo. I couldn't understand why they were telling me that I was lying. They kept telling me that I was lying. Perché insistevano che stava mentendo. Perché lei sta... La polizia insisteva che stava dicendo bugie. Ma perché ha accusato... Allora, se è così, lei sta di nuovo piangendo. È a lungo. Ha cominciato, io ne do atto. Ne do atto, sono 10 minuti che lei sta piangendo. Perché lei ha accusato una persona che oggi ci dice innocente, ma che perché poi prima ci ha detto potrebbe essere vero. Che significa potrebbe essere vero? Lei mi ha detto prima potrebbe essere vero. No, il soggetto c'era perché io ho fatto la domanda, perché ha accusato Lumumba? Detto il nome di Patrick, in quel momento pensava che poteva essere stato vero. Ma chiediamo la sospensione noi, tranquillo. Lei dice che piange, a noi ci sembra. Beh, a me se, io ne ho dato atto perché ho visto le lacrime, a pianto si è sentito anche, anche più forse. Quindi ci interrompiamo.